La tematica di oggi è sicurezza sul lavoro 2.0, una tematica sempre attuale e in costante evoluzione. Oggi verrà rivista da diverse prospettive e in una dinamica innovativa. Vi ricordo che il webinar di oggi è registrato e può essere seguito in doppia lingua, italiana e rumena. Difatti è previsto una traduzione simultanea del webinar. Non vi voglio trattenere molto. Prima di passare la parola ai relatori di oggi, voglio ringraziare gli sponsor Prysmian Group, Tonucci & Partners, CorpMed e Total. E niente, io ho finito questa breve introduzione, do la parola al nostro presidente per gli indirizzi di saluto e la moderazione di questo webinar, con anche la presentazione ovviamente dei singoli relatori. Grazie, prego, presidente. Grazie, grazie Giovanni, benvenuti a tutti, buonasera a tutti, bucora mai ci preuna anco data. Sono molto molto contento per tanti motivi, intanto perché è il secondo webinar che facciamo su questa tematica specifica e questo viene su richiesta dei nostri associati, che significa che la prima sessione è stata di interesse. E questo è confermato da un numero notevole. Sono molto contento. Siamo una cinquantina di partecipanti e sento ancora che continuano ad entrare, quindi è veramente una bella soddisfazione. Allora, dicevo, il tema è fondamentale, l'abbiamo già affrontato. Il tema della sicurezza sul lavoro è particolarmente a cuore, soprattutto, ma non solo, dei nostri soci che hanno delle strutture industriali, per cui ecco, il rischio di incidenti sul lavoro è un rischio rilevante che deve essere controllato ed hanno sviluppato non soltanto delle procedure, ma anche un'esperienza pratica sul campo che hanno deciso cortesemente di condividere con noi. Quindi avremo Marco Pannunzio, CEO di Total. Anche qui c'è un'esperienza, lui peraltro ha già partecipato al primo di questi webinar, il dottor Esposito, ingegnere Esposito di Prysmian Group. Ora, che cosa succede quando c'è un incidente sul lavoro? Malauguratamente, chiaramente cerco anche un pochettino di sdrammatizzare, prima si finisce da un avvocato, che quindi deve un attimo valutare la situazione e l'eventuale danno. E quindi sono molto contento di avere anche l'avvocato Pasquale Silvestro, nostro vicepresidente e tra le altre cose esperto anche di tematiche sulla sicurezza del lavoro. E delle volte si finisce anche in una struttura clinica che possa in qualche modo recuperare i danni. Direi che quindi ciò che lega i quattro sponsor, che ringrazio nuovamente, quindi Total, Prysmian, Tonucci & Partners e CorpMed, in qualche modo hanno un fil rouge che li lega proprio sulla tematica del giorno. Ora, senza essere troppo leggeri su un argomento che è particolarmente importante, io darei la parola al primo dei nostri speaker, che se non vado errato dall'agenda dovrebbe essere proprio il dottor Marco Pannunzio, CEO di Total. Grazie Marco. Hai perfettamente ragione, grazie a te per l'introduzione che ci aiuta un pochino a parlare di questo argomento, come hai detto tu, che è estremamente serio, però è pur vero che parlare di sicurezza molto spesso è una questione un po' astratta e talvolta diventa anche un po' difficile trovare le giuste, diciamo, strade per farlo diventare interessante. E quindi che cosa abbiamo fatto noi in questo? Abbiamo pensato di dividerla in tre parti ben precise. La sicurezza è un fattore culturale, questo lo vedremo nelle varie presentazioni. Poi c'è un aspetto operativo e poi c'è l'aspetto, come hai detto tu, che non è né da dimenticare in forma preventiva, che è l'aspetto legale. Quindi abbiamo pensato bene di dividerla così. Io mi occuperò adesso di quello che è l'aspetto un po' culturale. Quindi provo a condividere con voi la presentazione per cercare di voilà, share screen.
Spero che quindi tra qualche secondo potete vedere la presentazione. Giusto? È visibile? Roberto, è visibile? Sì. Ok, benissimo. Quindi abbiamo messo questa parte storica e in realtà la sicurezza non è qualcosa che è venuto a crearsi per caso, viene da una lunga storia che chiaramente si ricollega un po' a quella che è stata la rivoluzione industriale, dove abbiamo iniziato ad utilizzare macchinari, abbiamo utilizzato materiali pericolosi. Quindi da questo momento in poi si è iniziato un po' a parlare, certo le cose sono cambiate e sicuramente nell'ambito della sicurezza la cultura anglosassone è quella che ha assunto sempre e ancora oggi un po' la leadership in tutto ciò che è la legislazione, tutto ciò che sono i regolamenti, le procedure. E infatti diciamo che nel 1970 si è passato da una conoscenza non strutturata ad una vera e propria legge che si interessasse della sicurezza. La legge è una cosa, ma poi ci sono anche gli eventi che sono quelli che in realtà determinano i forti cambiamenti. Lo vediamo per esempio adesso con la pandemia, no? Quando tu hai uno shock, un effetto dirompente, allora lì le menti si iniziano ad ingegnare come risolvere i problemi. E chiaramente un po' condizionato dal mio settore di provenienza, qui vi ho un po' menzionato quelli che sono stati gli incidenti che nel nostro settore hanno fatto la differenza. Parliamo di navi che per qualche motivo, tipo questa che vedete, Erika, vediamo se riesco con il pointer, il laser. Questa qua è per esempio Total, era coinvolta in questo, si è spezzata completamente. Un disastro sulle coste francesi, c'è stato un incidente con una petroliera della Esso, ma soprattutto Gulf of Mexico, un pozzo della BP ha avuto degli enormi problemi, un incendio violento, e dopo vi dico perché ho menzionato specificatamente questo. Per noi che adesso siamo qui in questo contesto un po' italiano è più facile anche ricordarci dei nostri incidenti, specificatamente in Italia, e quello che purtroppo, l'avvocato Silvestro può menzionarlo, che addirittura ha dato il nome ad una legge di utilizzo europeo, è l'incidente Seveso, che visto dalle immagini di Zoom, voi siete molto giovani, magari non l'avete vissuto, ma io me lo ricordo benissimo, l'incidente che ha sconvolto un po' l'Italia. Quindi tutti questi incidenti sono stati quelli che hanno mosso un pochino la sensibilità ad approcciare la cultura della sicurezza. C'è da dire anche un altro aspetto, che se ci si riflette, la sicurezza poi alla fine per un'azienda si tramuta sicuramente in benessere dei suoi impiegati, operai, in tranquillità e continuità nel lavoro, ma si traduce anche in questione di diciamo, aspetti economici. Perché se ognuno di noi va a fare, è un po' menzionato anche Roberto prima, bisognerebbe andare a vedere quando si ha un incidente tutti i costi e indiretti che ne vengono fuori. E lì si va veramente, se la fate questa analisi, se avete avuto sfortunatamente un incidente, potrete riscontrare quanto alla fine non vale assolutamente la pena rischiare di avere un incidente. Certo, il rischio c'è sempre, ma l'importante è ridurlo sempre ai minimi termini. Questo è estremamente importante. Poi se parliamo anche di società un pochino più grandi, quotate in borsa, nella borsa di New York, dove ti trovi anche con indici di performance dell'azione relativi anche a quello che è il della sicurezza nel gruppo, e allora lì le cose si fanno interessanti. E io diciamo un po' scherzo, gruppi come il nostro sì sono molto interessati per la sicurezza, alla salvaguardia,
impiegati, però voglio dire c'è anche una questione economica dentro e che secondo me è stata un'ottima scelta averla in questi indicatori, anche perché abbiamo visto, e qui mi posso ricollegare all'incidente della BP nel Golfo del quell'incidente lì mise talmente in difficoltà la BP che il prezzo delle azioni scese ad un livello bassissimo che se senza un aiuto del governo non riuscivano a fronteggiare le possibili offerte pubbliche d'acquisto, perché la Lukoil era già pronta a quel tempo di accaparrarsi tutta la BP, che insomma era abbastanza clamoroso come evento. Quindi quello che bisogna capire è che comunque tutto è collegato al business, la cultura della sicurezza, sicuramente la prevenzione, ma comunque anche un aspetto importante relativo alla sopravvivenza dell'azienda. Come si può creare questa cultura della sicurezza? È una cosa molto difficile e richiede tantissimo tempo. Io diciamo che posso essere un testimone, sono più di 30 anni che lavoro in questa azienda e se vedo l'evoluzione che ho fatto nei confronti della sicurezza, a volte oggi me ne vergogno anche un po'. Io mi ricordo i primi tempi quando il mio gruppo spingeva moltissimo sulla sicurezza, devo dire onestamente, dicevo e mi stancava un po', la ritenevo un po' eccessiva. Oggi dopo tanti anni devo dire che probabilmente io sto facendo la stessa cosa, perché ho visto che gestendo nella mia carriera ho gestito depositi di combustibile, carburanti, in stabilimenti industriali, depositi di bitume, cioè tutti i prodotti, nei depositi di carburanti c'era anche la benzina che è una delle, come dire, delle regine dei prodotti più pericolosi e soltanto grazie ad una collaborazione con i propri operai, impiegati, collaboratori, soltanto grazie a questo e aiutare loro a far capire che la sicurezza non è qualcosa che viene dall'alto. Io dico, non è perché il CEO decide di fare questo che possiamo riuscire a come dire, incontrare tutti i parametri della sicurezza, no, è il comportamento di ciascuno di noi, la responsabilità di ciascuno di noi. Senza di questo è molto difficile raggiungere l'obiettivo. Una cosa è dirlo e una cosa è farlo. Una cosa che abbiamo notato per poter sensibilizzare, quindi come ho detto prima, quello che ho visto anche su me stesso, ok, la comunicazione è fondamentale. Non bisogna mai stancarsi di parlare di questo per creare una cultura in azienda. Poi, se si vuole creare una cultura di sicurezza, comunque bisogna aiutare le persone a capire e quindi fornire una formazione è indispensabile. Non si può bombardare soltanto di sicurezza, chiaramente, quindi un piano di formazione pluriennale dove si possono assimilare volta per volta tutti gli elementi più importanti. L'altro aspetto, su questo credetemi, è un aspetto fondamentale che fa la differenza. Non possiamo essere noi i primi a non rispettare le regole perché va bene, ma io vengo solo una volta sul nostro stabilimento industriale, posso non mettere il casco, posso non mettere le scarpe antinfortunistiche. No, perché l'incidente non è basato sul numero di partecipazioni. L'incidente può capitare in qualunque motivo e i nostri collaboratori devono vedere, anzi, solo per 10 minuti, ma è vestito come noi. Questo è fondamentale. Chiaramente bisogna aiutarli anche a essere coinvolti e partecipi in un certo processo di miglioramento. Nei vari strumenti che abbiamo, per esempio, noi abbiamo lo strumento del Near Miss. Questo è importantissimo perché chiediamo a tutti coloro che hanno dei mancati incidenti o hanno visto dei mancati incidenti di partecipare, di mandare un report e spiegare che cosa hanno visto e che cosa avrebbero fatto per evitarlo.
Chiaramente, ok, all'inizio qualcuno reagisce positivamente, lo fa, poi per esempio bisogna aiutarli anche magari con un po' di incentivi, noi facciamo dei concorsi su questo, chi manda più near miss o chi eventualmente ha avuto l'idea un po' più geniale, è importante coinvolgere tutte le persone, loro si devono assolutamente sentire partecipe della costruzione della cultura. All'inizio c'è molta reticenza, però comunque è un fattore importante umano, poi lo riescono sicuramente a comprendere e a vivere in maniera proattiva. E poi sicuramente ci vuole una sorta di, come c'è scritto qui, un committee, uno steering committee, ci vuole un comitato, ci vogliono le parti più importanti, interessate, che creino la strategia, che creino le procedure, ma più che formale, che siano vicine alla realtà, che dettino le regole ben fisse. Vi faccio per esempio un altro esempio. Nella nostra società abbiamo le regole d'oro, cioè abbiamo scelto 12 aree di interventi che devono essere ben studiate e ben elaborate da tutti gli operai, da tutti gli operatori e anche dagli stessi impiegati. Chiaramente le 12 aree sono prevalentemente sui siti industriali, ma ci sono anche delle regole per gli uffici. Ecco, queste cose qua vanno rinfrescate, va aiutato il dipendente che arriva nuovo in azienda a capire. Adesso vi dico una cosa che vi farà spaventare: tutti coloro che sono coinvolti in qualcosa che è operativo, quindi anche i manager, quando vengono assunti fanno le prime 2 settimane, non si dicono neanche buongiorno con gli altri, 2 settimane vanno spediti in formazione safety. Dopo queste 2 settimane tutto il resto. Quindi diciamo che questo per spiegarvi come effettivamente se si vuole improntare una sicurezza, l'esemplarità, l'obiettivo ben fisso, la formazione e la safety, dare una priorità è molto importante. Noi abbiamo il motto in azienda safety first. Qualunque cosa sia, vi do un'altra indicazione di quanta importanza diamo alla sicurezza. Siamo chiaramente in azienda dei budget, delle ristrettezze, soprattutto in questo periodo, cercando di risparmiare su investimenti CAPEX e OPEX, ma ognuno di noi ha la totale libertà di spendere quello che sia di cifra in sicurezza. Se io oggi mi accorgo che nello stabilimento ho bisogno di spendere 500.000 euro per mettere in sicurezza qualcosa, non devo chiedere permesso a nessuno. Ben sicuro, se ho un audit lo devo dimostrare che era necessario, ma è l'unica area di operatività mia dove non devo chiedere autorizzazione. Queste cose qui sono, diciamo, tutti gli aspetti che aiutano anche tutto l'entourage, aiutano tutti i componenti dell'azienda a capire la priorità che si dà a, come vedete, ho voluto fare una slide conclusiva con effettivamente l'etimologia della parola, perché quello che vogliamo è non prendere alcun rischio. Il rischio va lasciato agli stuntmen, il rischio va lasciato magari agli acrobati del circo. In azienda non abbiamo bisogno di prendere nessun rischio al di fuori di quello commerciale, che sarà valutato. Per tutto il resto abbiamo visto che la sicurezza non è un costo, ma è un anticipo di risparmio e di utile che si può fare evitando gli incidenti. Spero di essere stato nel timing, Giovanni? Sì. Sei stato perfettamente nel timing, Marco, e ancora una volta ti ringrazio perché chiarissimo e sul punto. Io menziono solo quelle 3 o 4 piccole cose delle quali ho preso un appunto, insomma, a parte la storia
che è fatta di storie, di documentazione, ma sfortunatamente è fatta di incidenti. Alcuni di questi incidenti poi hanno portato anche la magistratura a diventare legislatore. Se io penso a tutto l'impatto che è stato un incidente singolo, ma insomma tutta la storia dell'amianto in Italia e in altri paesi, lì abbiamo addirittura la magistratura che ha fatto legislazione. Probabilmente con la TIS nel caso è analogo. Anche lì ci sono sentenze passate in giudicato che hanno determinato poi mutamenti legislativi. Di questo ne sa meglio ovviamente Pasquale, ne sa di più Pasquale. Mi ha colpito l'analisi costi-benefici, quel moltiplicatore 5 tra l'incidente e il non incidente, quell'impatto sul valore di borsa fino a minare la stabilità dell'azienda, ricovero stile, è qualche cosa che bisogna... sul quale bisogna riflettere. La riflessione che hai fatto sugli aspetti reputazionali, cioè molto spesso la sicurezza sul lavoro è una tematica poco sexy, se vogliamo, da promuovere come esercizio reputazionale positivo, però probabilmente alcuni punti andrebbero chiariti. La sicurezza come responsabilità condivisa, perché nella tua checklist che hai fatto c'è una condivisione di responsabilità su quei 6 punti tra lo staff e il management, c'è il leadership by example, c'è questo elemento importantissimo che hai menzionato, cioè la valorizzazione dei near miss. Probabilmente quello è uno di quegli elementi che possono rendere sexy la comunicazione interna e esterna della sicurezza sul lavoro, e parlo da comunicatore, è molto più d'impatto sapere, guardate, che c'è stato un near miss di questa portata, ecco lì. Insomma, hai sollevato veramente tanti punti che spero daranno vita a commenti o domande. Io, senza andare oltre, chiederei a questo punto al nostro secondo speaker, che anche lui ben noto, Giancarlo Esposito di Prismian Group, di prendere la parola e proseguire quello che abbiamo iniziato con Marco. Grazie. Un piacere. Grazie Roberto, e grazie a Marco per la presentazione esaustiva e molto interessante. Per chi non ha mai lavorato nel vostro mondo, è sempre molto affascinante comprendere alcune dinamiche, in questo caso in che modo voi approcciate la sicurezza. Immagino è assolutamente, posso testimoniare, per noi siete un punto di riferimento da questo punto di vista, e vorremmo arrivare ai vostri livelli. Io mi scuso innanzitutto perché non ho preparato scientemente una presentazione, perché volevo rendere questa chiacchierata un po' più discorsiva piuttosto che una presentazione, ma mi rendo conto di impallidisco un po' davanti alla presentazione di Marco, e quindi proverò ad appoggiarmi quando possibile alla sua presentazione. Partiamo dal fatto che Prismian, per fortuna barra sfortuna, insiste in un business un po' diverso da quello della Total, dove i nostri rischi sono classificati in maniera un po' diversa. Ci sono i rischi legati alle altezze, al rischio chimico, ovviamente molto più limitato rispetto a quello di Total. Spinta e sollevamento, rotazione, schiacciamento e taglio, interazione con energia e traffico. In un certo qual modo abbiamo uno svantaggio, perché tendiamo, al contrario di aziende molto, molto meglio strutturate da questo punto di vista come Total, delle volte a sottovalutare il rischio sul posto del lavoro, non avendo esplosioni barra altri rischi come quelli di Total, ma in realtà per il numero di dipendenti barra per il numero di impianti che noi abbiamo, per quanto teoricamente più piccoli, in realtà il rischio rimane alto. Volevo partire dalla fine sull'aspetto legale che ha menzionato Marco, chiedendo anche a Pasquale Tonucci eventualmente di correggermi, ma per noi dal punto di vista organizzativo della Delegation of Authority tendiamo a coinvolgere tutti, e quindi cercare di arrivare all'ultimo dei dirigenti piuttosto che al primo degli operai. In realtà la nostra responsabilità rimane in capo al management. Quindi cerchiamo, anche dal punto di vista legale, di fare in modo che tutto il nostro management, per quanto protetto, perché anche loro impiegati di un'azienda, abbiano chiaro e in mente che il rischio sul posto del lavoro è una loro responsabilità prima.
anche legale, quindi la parte contrattuale, la parte di KPI, che è legata spesso alla loro retribuzione, sicuramente in particolare a quella variabile, è una parte che noi studiamo in maniera preventiva anche con i nostri legali per essere certi che, di attribuire le giuste responsabilità a chi deve gestire un numero di risorse, impianti, barra rischi in maniera adeguata. E non voglio essere contraddittorio, ma in realtà voglio supportare quanto diceva Marco. La delega e la condivisione è fondamentale, ribadisco, sulla parte di formazione e comunicazione. Non vogliamo deresponsabilizzare, però, quindi noi tendiamo a responsabilizzare il nostro management dal punto di vista della sicurezza, che è e rimane safety first anche per noi, grazie a Dio, è l'elemento in tutte le nostre strutture, tutti i nostri processi, è l'elemento primo con il quale si comincia, partendo dai meeting giornalieri, dai safety tool, dai safety committee, dal management plan che facciamo per valutare, misurare e fare un deployment di quello che sarà l'anno successivo, è il primo punto che noi cerchiamo di discutere continuamente e quotidianamente, in modo, come diceva Marco, da cercare di condividere e allargare la base di conoscenza e di attenzione rispetto a questo aspetto. Abbiamo poi altri rischi, noi, come immagino anche Total, che sono in parte legati alla necessità di dover fare prevenzione, parlo della parte incendi, ad esempio, dove è importante, fondamentale, sia la parte strutturale che la parte di processo che sia stata studiata in modo da far prevenzione. Ovviamente ne abbiamo altri che invece sono solo gestione del rischio, immagino calamità naturali o cose del genere, dove abbiamo dei processi per poter ridurre il rischio, ma ovviamente possiamo far poco per quello che è il rischio in sé. Parlavamo poi della sostenibilità, della sustainability dell'azienda, della employer branding, dell'attrattività o della reputazione, che fondamentalmente noi raccogliamo sotto la voce sustainability. Noi siamo anche quotati in US su un index che va a valutare solo ed unicamente la sostenibilità. In questa fase storica le aziende si stanno concentrando tanto sui tanti aspetti della sostenibilità, che sono più di 22, se ricordo bene. Tanti si concentrano sulla diversity, sull'inclusione, ma parte fondamentale della sostenibilità ovviamente è l'attenzione e la gestione del rischio e della sicurezza sul posto del lavoro, che rimane, grazie a Dio, ormai embedded in qualsiasi tipo di struttura e di KPI per poter misurare grosse aziende a livello globale. Altra cosa importante che vorrei enfatizzare, oltre a NIRMIS, che anche questo è uno strumento molto utilizzato anche da noi, è tutta la parte di ergonomia e postura, che fa parte di quella della fase di prevenzione, per l'appunto, non solo per i lavoratori sullo shop floor, ma anche e soprattutto per la parte dei nostri colleghi, compresi noi stessi, in ufficio. Il welfare sta diventando sempre più importante all'interno delle aziende, e quindi in fare formazione e soprattutto dare supporto all'aspetto di postura e ergonomia potrebbe aiuta tanto a ridurre il rischio sul posto di lavoro, per l'appunto. Cos'altro poter commentare? Importante e fondamentale sono anche tutta la parte di screening preventivo, e qui in questo caso probabilmente coinvolta più la Corp Med, per tutte quelle che sono le analisi preventive, che non solo sono un modo per poter fare un assessment del rischio medico, ma in realtà ben studiati e ben gestiti sono anche molto utili per poter ridurre il rischio sul posto del lavoro, perché ovviamente proviamo ad immaginare persone con delle limitazioni fisiche coinvolte in dei lavori che non dovrebbero, non potrebbero fare, ovviamente il rischio si alza in maniera importante. Quindi le quattro aree sono ben raccolte oggi, sia dalla parte legale che dalla parte medica che dalla parte aziendale, per comprendere quanto la sicurezza sul posto del lavoro e la prevenzione sono fondamentali per il futuro, non solo, ma anche per il presente. Parliamo di sicurezza 2.0, però immaginiamo che l'industria si sta avviando a 4.0, quindi probabilmente c'è ancora tanto da fare per rincorrere le nuove tecnologie, i nuovi processi, e per fare in modo che le persone impegnate in questi nuovi modi di lavorare, chiamiamoli così, abbiano sempre e comunque la sicurezza di poter lavorare
in modo sicuro, per l'appunto, e potendo imparare e sicuramente non rischiando né di loro né per altri. L'ultima che vorrei menzionare, che molto spesso è sottovalutata, quantomeno parlo di Prismian, era sottovalutata, era la parte di gestione del traffico in tutte le aziende. C'è movimentazione materiale, ci sono macchine, ci sono vetture, ci sono camion che sono in giro e molto spesso, molto, essendo molto focalizzati sul il posto del lavoro, ci dimentichiamo dell'area comune, del general services e delle parti in cui il rischio potrebbe essere altrettanto, se non più alto. Provi a immaginare carrelli, elevatori, che per quanto elettrici hanno comunque una portata di diverse tonnellate, non si racconta facilmente un incidente con un carrello. Quindi la gestione delle aree comuni, la gestione del traffico, se posso chiamarla così in maniera un po' più rozza, è fondamentale, tanto quanto la gestione del posto di lavoro. Quindi dobbiamo continuare, come si sta facendo negli ultimi decenni, a investire sulla sicurezza attiva e passiva delle persone, sul posto del lavoro. Dobbiamo continuare ad investire sulla prevenzione e sulla prevenzione e sulla cura di quelli che sono i rischi e di quelli che sono le capacità dei nostri lavoratori e infine, come dicevo, renderci conto che esiste a contorno del posto di lavoro, ci sono altre dinamiche, altri rischi che dobbiamo sempre tenere presenti, per l'appunto la gestione del traffico o addirittura, se vogliamo farla un po' più sofisticata, addirittura sulla gestione del tragitto casa-lavoro e viceversa, che diventa ancora più preponderante in quest'ultimo anno, no? Dove la pandemia ci ha fatto scoprire nuovi rischi. Il lavoro da remoto ci ha impegnati, sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista organizzativo, a cercare di prevenire e supportare la sicurezza sul luogo del lavoro che si è dematerializzato, ma che comunque fa parte della responsabilità di un'azienda seria che si può far chiamare tale. Quindi, per riassumere e per appoggiarmi a Marco, la cultura è fondamentale, la comunicazione e la formazione è necessaria, l'attenzione e la responsabilità fa da compendio a una struttura organizzativa che vuole proteggere tutti gli stakeholder, che sono ovviamente gli investitori, i clienti e tutto il resto, ma di sicuro e per primi probabilmente i nostri dipendenti. Grazie Giancarlo. E ecco, nonostante non ci fossero le slide, quello che ci hai detto era molto strutturato. Insomma, intanto hai identificato dei rischi specifici, ora ce l'hai buttati lì con nonchalance, no? Gli schiacciamenti, il rischio delle movimentazioni ed altro. Però è ovvio che proprio quella nonchalance con la quale ce l'hai presentati ci fa capire chiaramente quanto siano nella narrativa quotidiana della Prisma, insomma della tua azienda. Gli aspetti legali, anche quelli li vedremo meglio dopo con dei case studies, ma hai menzionato una cosa fondamentale che integra quello che diceva Marco. Sicuramente la stessa cosa anche lì, l'inclusione degli aspetti di safety nei KPIs. È ovvio che quando si comincia a parlare di KPIs e quindi di reward, quindi di soldi, ovviamente la motivazione cresce in modo esponenziale, quindi ovviamente è un elemento fondamentale. Sostenibilità e reputazione sono sostanzialmente fatto da eco a quello che sosteneva ovviamente anche Marco, approccio alla prevenzione ed identificazione dei nuovi rischi. Ecco, hai chiuso con questa cosa interessante sul remote working, perché non è una sola l'azienda che sta cercando proprio di mappare i nuovi rischi. Ve ne dico uno soltanto perché mi occupo di sanità: la depressione legata al lockdown, legata al remote working. Quindi lavorare in casa è molto bello, dà tutta una serie di vantaggi, ma se sei in 60 metri quadri e l'unica forma di socializzazione è proprio il lavoro d'ufficio o di fabbrica, quello che sia, è un elemento. Tanto per parlare di CorpMed, i problemi posturali che stanno ponendosi, chi deve stare in un modo o nell'altro su una sedia tutto il giorno con minori... Comunque... Anche qui ottima integrazione a quello che ci diceva Marco, e quindi senza ulteriore ritardo io chiederei a Pasquale, nostro amato vicepresidente, nonché noto avvocato,
Grazie, grazie. In qualche caso specifico. Grazie Roberto, grazie a tutti per la massiccia adesione all'evento. Faccio io tesoro, avendo la fortuna di essere l'ultimo degli speakers, delle indicazioni ricevute da Marco e da Giancarlo. Saluto anche le colleghe Maria Sciotta e Dina Pantea che sono con noi collegate e che mi hanno coadiuvato nella presentazione. Perché vedi Roberto, quando ci siamo interrogati sulla necessità di svolgere un evento su sicurezza e su salute sul posto di lavoro, e ne abbiamo parlato in consiglio direttivo, viste le diverse richieste che venivano dagli associati, dal punto di vista legale ci siamo trovati dinanzi a un video. Scegliere una presentazione e una panoramica generale della normativa applicabile al tema oggi in discussione, oppure andare su alcuni casi specifici, su alcune situazioni particolari, comunque di interesse diffuso. Ecco, quello che cercheremo da qui a breve di fare è, nella speranza di aver realizzato un compromesso fra questi due aspetti, consci di un elemento che ha una rilevanza giuridica importante, che è quello che emerge dalle vostre precedenti indicazioni, che il tema della sicurezza sul lavoro non è un tema da secondare perché c'è una norma che ti obbliga a farlo e quindi il CEO è obbligato a dare determinate procedure, è determinato a dare determinate indicazioni. Perché purtroppo questo non è solo un tema ovviamente rumeno, ma è un tema italiano, è un tema comunitario. La presenza di centinaia e centinaia di obblighi di natura normativa, sia primaria che di normativa tecnica secondaria, a volte distraggono da quello che è l'intento finale della norma. L'intento finale della norma è quello di proteggere i lavoratori sul luogo di lavoro nel senso più ampio della sua definizione. A volte però ci si concentra più sull'assecondare l'aspetto formale, no? Tanto sono a posto perché ho fatto quello che ho fatto, ma ci si dimentica di un principio fondamentale, che è un principio tanto applicabile nell'ordinamento giuridico rumeno quanto in quello degli altri membri dell'Unione Europea, ovvero che la responsabilità del datore di lavoro non è mai esclusa, anche laddove, come principio generale, poi vedremo le eccezioni, anche laddove il lavoratore abbia in qualche modo posto in essere dei comportamenti a cui che non doveva sostanzialmente realizzare. Ciò detto, abbiamo preparato una presentazione che adesso cerco di condividere con voi. Eccola qui. Immagino la vediate. Ok. Ci siamo? La vediamo? Perfetto, ottimo. Allora, se andiamo a individuare quelle che sono le fonti normative principali in materia di sicurezza sul lavoro in Romania, abbiamo tre, enucleando dal complesso delle norme, tre riferimenti. Ovviamente un riferimento costituzionale che è previsto all'interno dell'articolo 41 della Costituzione, quella che è considerata la legge generale, la 319 del 2006, con tutte le sue modifiche successive, e il codice del lavoro rumeno, la legge 53 e tutte le direttive comunitarie che ovviamente sono sia in parte self-executing sia applicate attraverso normative interne. Mi concentrerei su quest'ultimo principio che ho poc'anzi sottolineato, cioè che l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute in tutti i suoi aspetti connessi al lavoro spettano alla persona giuridica e gli obblighi dei lavoratori non esonerano il datore di lavoro da responsabilità. Teniamola questa come una regola generale. E torniamo a un tema che avevano sottolineato sia Marco che Giancarlo, cioè ovvero il tema della formazione e il tema dell'informazione come aspetti rilevanti soprattutto in chiave preventiva. C'è un bellissimo studio del professor Stoica
che individua un'equazione pericolo-rischio più circostanze determinanti uguale infortunio-incidente. Okay? Dall'applicazione di questa equazione e dall'analisi dei combinati disposti e non sia di normativa rumena, normativa comunitaria, noi possiamo definire sostanzialmente questi obiettivi che il datore di lavoro deve perseguire. La definizione dei rischi presenti sul luogo di lavoro, l'analisi della natura dei rischi e delle misure necessarie per neutralizzare i rischi, l'adozione delle misure necessarie per correggere la situazione pericolosa, la verifica delle misure adottate e del loro effetto e il controllo dell'insorgenza di nuovi rischi attraverso valutazioni periodiche. Tutto questo rappresenta sicuramente un'indicazione molto interessante per manuali di diritto applicabili al settore, ma dobbiamo capire poi come si applicano nella concretezza. Intanto prendiamo in considerazione un elemento interessante, cioè la possibilità prevista dalla stessa legge 319 di consentire ai datori di lavoro di avvalersi di servizi esterni in materia di sicurezza sul lavoro. Bisogna però tenere presente che l'intenzione del legislatore attraverso questa possibilità, questa facoltà data al datore di lavoro, non è quella di esternalizzare la responsabilità. E qui torniamo al tema di prima. Mi sono messo a posto, no? Sul lato normativo, ho adottato tutte le cautele, quindi sono tranquillo, dormo sogni sereni. Non è così. Cioè, rendiamoci conto che il tema della responsabilità, e questo lo ha citato anche Giancarlo, per quanto strutturato dal livello apicale fino all'ultimo de foreman all'interno di una struttura aziendale, comunque implica una responsabilità del management, che può essere sicuramente mitigata, perché il servizio, in questo caso lo specialista esterno, ha il compito di sviluppare norme e piani appropriati di prevenzione in materia di sicurezza, ma è il datore di lavoro che deve assicurare le condizioni logistiche affinché le norme previste nell'ambito di questi piani poi possano essere di fatto applicate. E infatti in questo ultimo paragrafo che citiamo, in realtà questo è un passaggio che è un po' il succo di una serie di verifiche anche recenti giurisprudenziali, che l'assenza di misure di salute e sicurezza, ma anche la non conformità delle stesse al disposto normativo, determina tanto la responsabilità dell'azienda datrice di lavoro quanto dello specialista interno, laddove fondamentalmente questi piani si siano poi rivelati nella pratica inadeguati o non sia stata correttamente verificata tutto il processo di formazione dei dipendenti stessi. Qui citiamo un principio, quindi societas delinquere potest, no? Che è un principio latino. In realtà ho scoperto, per anni ero convinto che fosse un principio brocardo, no? In realtà è un principio che risponde a un giurista tedesco di metà 800 che si pose il tema sulla circostanza se le società potessero essere ritenute penalmente responsabili, e in questa fattispecie specifica nel caso in cui vengono compiuti reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La risposta è sì, ed è sì anche in Romania. L'articolo 135 del codice penale prevede la possibilità che la legal entity, no? Quindi la persona giuridica, possa essere ritenuta responsabile penalmente dei reati che compie nell'esercizio della sua attività. E le sanzioni possono essere sanzioni di natura economica, ma possono essere sanzioni che vanno ad incidere anche su quello che è la sospensione dell'attività della società, sulla chiusura del punto di lavoro per un determinato periodo di tempo, fino addirittura ad arrivare a misure più estreme. Perché cito questo aspetto? Perché quando si decide di intraprendere un'attività produttiva, soprattutto, e concentriamoci sulla parte manufatturiera in Romania,
Bisogna tener presente che anche la valutazione della natura giuridica del veicolo societario con cui andiamo a realizzare questa attività va ponderata anche sul piano della responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, per esempio. E perché cito questo? Regime applicabile alle succursali operanti in Romania. Di recente abbiamo avuto un nostro associato che ha costituito una succursale in Romania con la quale ha eseguito taluni lavori nel settore edilizia. Beh, nel corso della gestione del cantiere si è verificato un incidente anche particolarmente rilevante. Non ti nascondo che le succursali, non avendo appunto personalità giuridica, essendo delle rappresentanze fiscali sul territorio della parent company, in questo caso italiana, ha determinato che a rispondere in giudizio, perché il procedimento è andato avanti, è stato chiamato il legale rappresentante dell'azienda italiana. Quindi l'amministratore in quel momento della società italiana. E qui faccio questa valutazione peculiare e specifica perché? Perché al momento della costituzione del veicolo avevamo dalla nostra parte due valutazioni. Si trattava di un lavoro pubblico, quindi la succursale era stata costituita a seguito della partecipazione ad una procedura di un tender pubblico. Il tema qual era? Era di, da una parte, assecondare il tema dei requisiti per la partecipazione alla gara e si era posto il tema della sicurezza sul lavoro in un secondo piano, ok? Quando poi in realtà si è purtroppo verificato l'incidente, le conseguenze sono arrivate in Italia. Peraltro, essendo il dipendente distaccato, si è attivata anche la procura in Italia. Quindi diciamo che da questo punto di vista bisogna attentamente valutare la questione delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro anche quando si è in una fase di pianificazione giuridica di un investimento in un'azienda che si occupa che può avere un impatto in qualche modo diffuso in materia di sicurezza sul lavoro. Questo non significa che non possano essere in qualche modo mitigati i rischi. I rischi possono essere assolutamente mitigati attraverso deleghe di sicurezza, attraverso la possibilità di strutturare internamente delle procedure precise che vanno ad integrarsi da di loro anche con i piani di sicurezza in materia di infortunistica sul lavoro, che consentano in qualche modo di poter dimostrare a noi avvocati in giudizio che si era fatto tutto quanto possibile per evitare che l'incidente si producesse. Abbiamo portato due ulteriori esempi in tal senso. Un primo esempio che vi citiamo è un esempio in realtà molto particolare, perché è una causa che abbiamo seguito come studio, in cui in realtà nel primo grado di giudizio siamo riusciti a dimostrare sostanzialmente la responsabilità totale in capo al dipendente, perché fondamentalmente in questo caso specifico, svolgendo l'attività di gestione di una macchina, non ha agito su una leva di avviamento di arresto, la manovra è stata svolta in maniera scorretta, quindi sostanzialmente avevamo fatto tutto un processo di formazione su quel dipendente, aveva tra l'altro anche firmato la scheda di lavoro di formazione, quindi avevamo seguito tutti quanti i passi necessari e in primo grado siamo riusciti a tenere fuori la società e i suoi legali rappresentanti da ogni responsabilità, cosa che, ahimè, e lo dico per quanto difensore in questo caso dell'azienda, non siamo riusciti in appello. E quindi molto onestamente, in appello il giudice di primo grado non ha ritenuto dimostrata la colpa del datore di lavoro e soprattutto il nesso di causalità. Mentre il giudice di appello della giurisdizione superiore è andato molto nello specifico e ha detto: sì, signori, benissimo, avete fatto la formazione, ma in relazione alle condizioni d'uso della punzonatrice
non avete fatto la formazione specifica e non avete dimostrato di aver informato il lavoratore anche in relazione ai potenziali rischi determinati dall'uso di quell'attrezzatura. Quindi, come vedete, il giudice in questo caso fa una valutazione estremamente puntuale, ok? E ribaltando peraltro la sentenza di primo grado, in cui noi avevamo dimostrato ampiamente di aver dato una di aver diciamo formato il dipendente in maniera abbastanza diffusa, ma non su questo specifico punto. E devo dire che la domanda dell'attore è stata accolta, la sanzione a cui siamo stati come azienda sottoposti è stata di 3.000 lei, solamente fortunatamente i danni materiali rappresentativi dei medicinali, medicazione, sostanzialmente tutta l'attività di medica sottesa al recupero della persona in seguito all'infortunio sul lavoro. Quindi da questo punto di vista vediamo come in realtà c'è stato un approfondimento e non è un fatto casuale su come si è verificato in realtà il danno. Invece in un altro caso, durante un processo di costruzione di una nave, anche qui abbiamo avuto il verificarsi di un danno in cantiere ad un dipendente, il quale però era ed aveva accesso ad un'area a cui gli era fatto espresso divieto di entrare senza un'autorizzazione scritta dal capo tornitore. Nonostante il divieto, nonostante ciò fosse proceduralizzato nell'ambito di determinate piani di gestione interna, nonostante fosse impedito l'accesso in area, il dipendente è entrato e tra l'altro in una situazione abbastanza surreale, non sto qui a raccontarvi la ragione per cui vi aveva accesso, ma di fatto ha subito un danno anche qui abbastanza rilevante e non avendo l'assesso gerarchico, ma soprattutto non avendo l'autorizzazione, il dipendente in quel caso ha azionato un macchinario che non doveva e il giudice ha assolutamente accolto le nostre difese e quindi in questo caso la struttura di procedure interne in materia di sicurezza ha fatto sì che dimostrassimo la struttura, l'esonero di qualsiasi responsabilità per il datore di lavoro, in quanto la Corte ha ritenuto che avesse adempiuto a tutti gli obblighi in materia di prevenzione. Certo, se mi chiedeste qual è dove pende l'ago della bilancia, è facile e molto semplice dimostrare in caso di infortunio la responsabilità del datore di lavoro sempre e comunque, o meglio, chiamarlo in causa sempre e comunque, è un po' più difficile ovviamente per il datore di lavoro dimostrare di aver al 100% adempiuto a tutti gli obblighi proprio per le miriadi di norme sussistenti in materia, ma la circostanza di verifiche puntuali sugli infortuni e su come gli stessi vengono a verificarsi e quindi la valutazione sul nesso di causalità ci consente di ottenere qualche volta anche dei risultati favorevoli. Però ecco, se dovessi fare una valutazione prognostica, sicuramente la giurisprudenza nella parte dei casi sembra dirigersi verso la sanzione al datore di lavoro. Ciò detto, unendomi a quello che è stato precedentemente detto dai miei colleghi Marco e Giancarlo, avere una policy aziendale in materia di salute ha una rilevanza sul piano sicuramente normativo, contribuiscono a dimostrare che l'azienda è socialmente responsabile, aiutano attraverso gli strumenti che Marco e Giancarlo hanno detto ad massimizzare anche la produzione dei lavoratori. Quindi fondamentalmente ritengo che sottolineare
come anche la Romania, che è stato sempre un paese da questo punto di vista visto come un paese che non stava molto attento al, non tanto all'adozione delle norme, perché le norme ci sono e ci sono sempre state, se vediamo le leggi da quanto esistono, quanto nell'applicazione pratica, ecco, questo va smentito assolutamente. I costi del rispetto normativo vanno valutati in fase di pianificazione di un investimento, anche in materia di sicurezza sul lavoro. Per me è tutto, se ci sono domande siamo qui. Grazie, grazie, grazie mille Pasquale, come al solito chiarissimo. Io ancora una volta devo dire, vi ribalto brevemente ciò che ho imparato anche da questa cosa, e alcuni di questi punti mi fanno riflettere anche come imprenditore, no? Cioè, primo punto che hai sollevato, Pasquale, è che gli obblighi di natura normativa, che sono delle volte molto molto dettagliati, distraggono da quello che è l'obiettivo finale, che è quello di dare sicurezza ai lavoratori. Però nello stesso tempo ci ha detto che non abbiamo in effetti possibilità di nasconderci dietro ai formalismi, cioè siccome abbiamo ottemperato a tutte le norme da un punto di vista cartaceo siamo a posto. Perché? Perché la responsabilità comune rimane in capo all'imprenditore, perché si estende anche all'operato dei consulenti esterni, operatori esterni, e in questo l'equazione stoica, come l'hai chiamata tu, cioè rischio, pericolo più circostanze uguale incidente, è qualcosa che può essere solo affrontato in termini preventivi. In questo contesto è anche importante un po' quello che si evince da ciò che hai detto, Pasquale, in cui ora non so se a livello di dettaglio delle normative, però mi sembra che i principi fondanti della legislazione italiana e rumena siano esattamente gli stessi. Quindi non si può pensare alla Romania come un luogo dove fare le cose più in fretta, un pochettino tagliando gli angoli e girando intorno a problematiche che invece in Italia sono particolarmente rilevanti. Ecco, da questo punto di vista la Romania è esattamente uguale all'Italia. E l'ultimo punto che hai sollevato è anche molto rilevante, al di là della formazione, della prevenzione della mitigazione del rischio, il rispetto della normativa non ci rimuove dal rischio del giudizio. Cioè i due esempi che hai fatto sono importanti. Su uno hai semplicemente vinto la causa perché il giudice ha detto tutte le norme preventive erano state poste in essere, c'è stato un errore da parte del lavoratore. Nell'altro caso, nel primo in realtà che hai menzionato, è più o meno l'inquadratura è la stessa, però la visione molto specifica e puntuale che ha fatto il giudice ha portato, di secondo grado, ha portato a un giudizio del tutto opposto. Quindi anche qui la magistratura che fa, se non legifera, ma comunque l'interpretazione è fondamentale. E veramente, ecco, tre presentazioni che vanno insieme, si mettono insieme veramente come un guanto, se così si dice. Io mi fermerei qua, sono ancora una volta contentissimo di quest'ora che abbiamo passato insieme, però a questo punto le domande o i commenti. Giovanni, over to you, come si dice? Sì, ecco, grazie Roberto. Vediamo se ci sono delle domande. Una c'è sicuramente dall'ingegner Salvatore D'Agostino. Prego, Salvatore. Buon pomeriggio a tutti. Non tutti mi conoscono, però conosco voi la maggior parte di fama o di persona. Lavoro nel mondo HSI da circa 16 anni, nello specifico nel mondo EPC, General Contractor. Anche se sono di estrazione oil e gas come il dottor Pannunzio. A tal proposito volevo indirizzare una domanda proprio al dottor Pannunzio. Entrambi abbiamo una lunga esperienza in Romania, se possiamo dire, probabilmente lei ha un'esperienza più lunga, io sono stato circa 6 anni e ho seguito svariati progetti nella raffineria Petrobrazi di Ploiești. Ho conosciuto Ploiești nel 2010
e man mano ho visto un netto miglioramento delle performance di sicurezza, un po' grazie alla normativa, ma non penso grazie a ciò, poiché il recepimento delle normative armonizzate all'interno del panorama europeo è lo stesso, cioè tutte le nazioni devono recepirle e integrarle. Ma ho visto un netto miglioramento anche grazie a un interesse specifico del top management, un po' perché man mano che si andava avanti negli anni si riduceva un po' di personale di old school e entrava aria fresca, menti fresche. Proprio a tal proposito, io posso dire, parlando proprio di KPI, che abbiamo ottenuto ottimi risultati, cioè su 3 milioni di ore di lavoro e 7-8 progetti, siamo riusciti a chiuderli tutti con zero eventi incidentali, zero LTI, Lost Time Injury, che è un po' il benchmark di riferimento a livello mondiale. Appunto ciò, la Total, che lavora da tanti anni, immagino, in Romania, dove ha visto punti di intervento, e cioè dove è riuscita maggiormente a ottenere risultati, considerando che le leggi sono uguali o perlomeno simili all'interno del patrimonio del panorama europeo, ma magari è intervenuta prettamente per altri fini, oltre. Tutte le aziende intervengono per un fine per quanto riguarda la sicurezza. Chi vuole evitare multe, chi vuole appaltare nuovi progetti, chi lo fa per una questione culturale. La Total come è riuscita a ottenere i migliori risultati? Allora, grazie della domanda, perché sicuramente è un aspetto importante questo, dove fare gli sforzi. Allora, noi ci siamo concentrati su due aree importantissime. Una sulla sicurezza stradale, che sapete benissimo il problema che abbiamo in Romania, è perfino dietro la Bulgaria per numero di morti e incidenti stradali per chilometri percorsi, quindi è veramente un aspetto estremamente importante, ma quello forse potremmo farlo un argomento specifico, perché c'è tanto da parlare. Se ci riferiamo un po' più alla sicurezza sui siti industriali, allora quello che ha riscontrato lei sicuramente è un aspetto importante, sicuramente la crescita culturale generale. Credo che venga principalmente dalle grandi aziende che impongono sempre di più certi standard. E nel caso specifico nostro, sì, siamo all'inizio, chiaramente abbiamo creato cultura all'interno dell'azienda, ma andiamo sempre oltre. Lavoriamo tantissimo con i nostri contractors, cioè quello che chiediamo ai nostri dipendenti lo chiediamo anche agli altri. La difficoltà dov'è? Che chiaramente non abbiamo la stessa forza che con i nostri dipendenti ad imporre le misure. Però quando vi ho parlato di regole d'oro, vi farà forse un po' sorridere, ma il nostro contractor, prima cosa, le riceve sul contratto che deve firmare prima di appaltare il lavoro. E lì già arrivano i primi dolori, perché noi, se un'azienda normale fa un contratto di 3-4 paginette, il nostro è una ventina, perché 3 sono come gli altri e 16-17 soltanto per la sicurezza. Questo spaventa un po' alcune aziende, ma vi dico che sempre di più non fanno neanche più obiezione. Quindi vuol dire che in generale anche le altre aziende fanno questo. Poi, quando arriva sul sito, si fa un training, gli si dedica un'ora, due ore, dipende dall'importanza, e ultimamente, l'ultima cosa che abbiamo fatto, ogni giorno, in qualunque condizione o qualunque situazione sia, un operaio che viene a lavorare sul nostro sito ha in induzione, in induction, una presentazione su quella che è la situazione giornaliera, perché si possono verificare delle cose, è avvenuto una settimana fa, oggi c'è qualcosa di diverso, c'è un piccolo ciclo diverso di produzione, cioè abbiamo cambiato magari perché stiamo facendo dei lavori su una parte, la circolazione all'interno del sito, quindi si spende moltissimo tempo su questo. Credetemi, io posso immaginare che a volte, per chi non è abituato, come non lo ero io un po' di tempo fa, lo può trovare superfluo, e invece
non dico che è grazie a questo, ma per darvi un esempio, ha citato prima della vita di Total Romania. Total Romania quest'anno compie 16 anni con il sito di Brașov in Cristian. 16 anni non abbiamo mai avuto un incidente. In Osun siamo 10 anni con un deposito di bitume non abbiamo mai avuto un incidente. Cosa significa questo? Che siamo bravi? No, assolutamente. Abbiamo fatto un filmato, tra virgolette, pubblicitario nel sito di produzione con un drone all'interno. Erano 3 minuti e mezzo, lo dovevamo presentare al nostro top management di Parigi. Su 3 minuti e mezzo abbiamo dovuto tagliare una dozzina di punti, perché c'erano 12 cose che non potevamo mostrare, e quello che non usava il casco, le valvole erano aperte senza guanti, e la giacca appoggiata sull'impianto di confezionamento, e senza la copertura sulle... Cioè, ne facciamo di stupidaggini anche noi, nonostante non abbiamo... Ma è questa la pressione. Io che cosa ho fatto? Ho preso questo filmato, ho chiamato tutti i dipendenti, adesso state qui un bel quarto d'ora e vi dico tutte, come se c'è qualche genovese, le bellinate che fate voi, per la traduttrice, le stupidaggini, scusi, le stupidaggini che fate voi, ma che sono involontarie. Purtroppo questa è la routine, perché l'altro nemico importante della sicurezza è la routine. Non c'è cosa peggiore che entrare in normalità, ed è il compito del management tenere sempre allertata l'attenzione. Quindi, per rispondere, diciamo, in conclusione alla domanda, credo che sia una crescita generalizzata, e credo che lo sforzo della Romania notevole, e che io spiego sempre ai miei a Parigi, che avere questi risultati in Romania non è uno scherzo, perché lo vediamo, hanno costruito il palazzo qui di fronte a me e io prendevo le foto sui tetti senza protezione, cioè si camminava tranquilli, gli operai fanno tutti i lavori arrampicati senza alcuna protezione. Quindi ottenere questi risultati per ognuno di voi in un contesto così, dove ancora la cultura della sicurezza non è, come abbiamo detto prima, a livello anglosassone, sicuramente è un bello sforzo, ma forse proprio perché sta ancora più bello raggiungere i risultati. Perciò ritorniamo al discorso che un'ottima formazione sicuramente rappresenta la strada migliore, a maggior ragione sulla sentenza che parlava prima l'avvocato Silvestro, cioè nel secondo grado avrebbe richiesto una formazione più specifica, perciò premere molto su una corretta formazione, premere molto, da ottimi risultati. Infatti, a tal proposito, nei vari progetti che ho coordinato, adesso non più direttamente, un po' dietro le quinte, premo molto sul discorso della formazione, deve essere adatta, specifica, fatta in modo opportuno. Prediligere anche un approccio internazionale, introdurre dei termini anglofoni anche se la vado a fare in Italia, proprio per indirizzarli verso un concetto di cultura internazionale europea, poiché bisogna sempre ricordare, noi ragioniamo qualsiasi cosa qui, ci stiamo dicendo, stiamo parlando sempre sulla base di ciò che abbiamo in questo momento, abbiamo questa normativa, questa cultura, e cerchiamo di trarre il massimo da quello che abbiamo. Probabilmente dobbiamo andare a uno step ulteriore che non possiamo fare noi qua, cioè iniziare a distribuire l'informazione anche a un livello più basso, cioè all'interno delle scuole. Ho notato che sia in Italia sia in Romania non è prassi distribuire informazioni, anche se quello che stanno facendo, stanno preparando nuova manovalanza per il futuro. Perché non partire dalle scuole? Perché non iniziare da quel punto, magari ottenere dei risultati migliori in futuro? Ecco. Certo, grazie, dottor Agostino. Grazie mille. Ho visto Giancarlo Esposito che alzava la mano, voleva intervenire. Sì, grazie Roberto. In realtà, per aggiungere al collega un suggerimento, quello, la formazione e l'informazione è ovviamente fondamentale, riportarla correttamente con la giusta modulistica non è solo un esercizio legale, ma è anche un esercizio culturale, perché molto spesso quando siamo costretti o chiamati a firmare qualcosa
tendiamo a porre un po' più d'attenzione, quindi ad essere un po' più coinvolti. Quindi il riportare e archiviare correttamente la formazione e l'informazione rimane un elemento importante, a mio avviso. Grazie, grazie Giancarlo. Giovanni, altre domande? Sì, sì, io in realtà avevo una curiosità, visto che c'è ancora Pasquale, so che poi deve andare. In considerazione, Pasquale, di quello che dicevi prima, ero curioso di sapere, in base anche alla tua esperienza, come è gestita la sicurezza in relazione ai subappaltatori, con i contratti di subappalto? Questa è una domanda da un webinar specifico, nel senso, allora, in base alla mia esperienza, come sai, noi siamo in Romania dal 99, io dal 2006, ho visto, come diceva l'ingegner D'Agostino, anche io, no, un'importante evoluzione nel corso degli anni. Però ecco, non dobbiamo andare troppo in là. Recentemente, ti parlo di qualche anno fa, abbiamo avuto appunto un incarico di strutturare dal punto di vista legale tutta una serie di procedure in coordinamento con l'HSE di questa azienda, che è un importante cantiere, in Romania. E la struttura del business in questo caso era azienda nostra cliente come committente, general contractor e subappaltatore di secondo livello sotto e ulteriore subappaltatore, no? Quindi con un subappalto a scalata. Ora, il tema qual è? Ovviamente il committente aveva le procedure, aveva conformato la propria attività ai piani di protezione, aveva tutto qua, adempiuto tutto il pacchetto normativo in materia di sicurezza, il quale, operando il subappaltatore presso il cantiere, doveva essere inevitabilmente portato a conoscenza di quest'ultimo. Quello che abbiamo verificato, la mia prima intervista con l'HSE fu: ma voi mettete a conoscenza il subappaltatore delle vostre regole? Ma noi gli mandiamo il contratto, nel contratto c'è scritto che loro dichiarano di aver letto, compreso e accettano le norme di cui ai piani di prevenzione e protezione, e quindi per noi quello è sufficiente, no? Perché tanto lo assumono come obbligo contrattuale. Io dissi assolutamente no, perché ci vuole poco a smontare giudizialmente la tesi anche del contraente forte rispetto a quello più debole. È veramente estremamente semplice, soprattutto in periodi come quelli che abbiamo, dai quali fortunatamente stiamo lentamente uscendo. Per cui abbiamo dovuto anche in quel caso intervenire su un sistema, in primo luogo, come dicevano prima l'ingegner D'Agostino, Marco e Giancarlo, ovviamente di formazione anche dei dipendenti, no? Dei subappaltatori, ma prima ancora che mettessero il primo piede all'interno del cantiere. E poi inevitabilmente ci doveva essere non una conoscibilità del piano, ma la conoscenza, cioè, che è un'altra cosa, doveva essere considerata come avvenuta, non qualcosa che io, tra l'altro, in alcuni casi venivano inviate a ditte italiane che venivano tirate nella filiera di questa azienda all'interno del cantiere, venivano mandate in rumeno. Quindi immaginate voi, si verifica un caso, un incidente, ci metto poco a dimostrare, sono stato costretto a prendere quel lavoro, mi hanno mandato le norme in rumeno, io non le ho neanche lette, le ho accettate, tanto sono uguali anche in Italia, ma poi nella sostanza un giudice come quello della prima sentenza che abbiamo visto ci avrebbe messo 2 minuti a smontare tutto il castello, no? di supposizioni. Per cui ecco, anche lì è necessario, come ripeto, che ci sia un back to back delle norme, accompagnato da una formazione, ma un back to back reale e concreto, quindi non la conoscibilità delle regole, ma la conoscenza avvenuta, che giuridicamente ha una rilevanza mondiale sul piano poi di un'eventuale sentenza. Grazie mille Pasquale, grazie. Ci sono altre domande? Sì, buongiorno, se mi permette, sono Daniela, il titolare dello studio legale Daniela Calin. Io avrei una domanda per il dottor Panunzio, perché mi ha attirata l'attenzione che
dalla sua esperienza, cioè, ha identificato 12 aree di intervento in materia di sicurezza. E io vorrei sapere, dalla sua esperienza, che gli è sembrato più difficile in Romania, cioè a lavorare con i manager o con i lavoratori, per riuscire a coinvolgere tutti a rispettare le misure di sicurezza? Ma credo che le differenze siano più o meno equivalenti a secondo delle difficoltà del caso. Diciamo che forse è più facile lavorare con gli operai perché puoi stabilire certe regole, puoi, come dire, imporre, specialmente sul sito, come abbiamo detto prima, entri nel mio sito, devi fare questo, piuttosto che, per esempio, a discutere con i management, come ha detto pure l'avvocato Silvestro, perché gli mandi il contratto e devi far sì che lo capiscano. Ha fatto veramente un bel esempio, perché molto spesso ci siamo trovati aziende che hanno accettato, firmato e rimandato indietro, e quelli che invece ne hanno discusso. Siamo più preoccupati con quelli che l'hanno rimandato subito indietro, firmato, perché quando non si lamentano vuol dire che non l'hanno letto. E quindi molto spesso il rischio più grosso è che, non avendo l'attenzione da parte del management, probabilmente anche sotto gli operai non saranno altrettanto attenti. Ed ecco perché siamo passati a questa fase anche di coinvolgimento all'ingresso del sito. Abbiamo un piccolo, non dedichiamo molto spazio, ma c'è una sala di training proprio per gli operai e per gli eventuali responsabili delle squadre che vengono per il training. Direi che, se dovessi dire, essere un po', come dire, puntiglioso, sì, forse più con il management è difficile che con gli operai. Queste sono le difficoltà che incontriamo di più. Grazie. Una seconda domanda in quello che riguarda la conclusione dei contratti. Prima di che un manager firmasse un contratto, gli è successo che gli è stato chiesto consulenza prima che sia firmato, che fosse stato firmato il contratto? Perché è importante, perché l'altra parte impone, richiede specifici requisiti. Lo manager, non sapendo, non avendo la sua perizia, può darsi che firma un contratto che poi avrà delle conseguenze legali se non riesce a rispettare questi requisiti. Sì, avviene abbastanza spesso. Per quello le ho detto, a volte aspettano molto a firmare il contratto, proprio perché cercano come dire, dei supporti o delle... Molto spesso ci chiedono di cambiare delle clausole. Diciamo che siamo abbastanza rigidi, ma a volte dipende moltissimo da come ci viene richiesta e possiamo avere una certa flessibilità. Direi che sulla costruzione, sulla manutenzione non tanto, stiamo trovando ormai un allineamento. Chi conosce i contratti, tra virgolette, delle compagnie internazionali, poi non siamo così distanti dagli altri. Dove abbiamo trovato un po' di difficoltà ultimamente, per quello l'ho menzionato prima, è sulla sicurezza stradale. Sfortunatamente abbiamo avuto due incidenti nel 2016 che non hanno avuto brutte conseguenze, ma da allora questo ha scatenato comunque un programma di riqualifica di tutti i trasportatori, e lì siamo stati abbastanza severi e lì ancora troviamo delle difficoltà presso i trasportatori. Se non sono trasportatori che lavorano per compagnie internazionali, è quasi impossibile firmare il contratto, a meno che poi non si decidano e capiscono quando, come dice lei, vanno da consulenti, che è un qualcosa normale nel mercato del trasporto internazionale. Ma ripeto, lì potrebbe essere interessante riparlarne sulla sicurezza stradale. Grazie Marco. Grazie mille. Vuole intervenire il dottor Federico Ciancio, sì, prego. Sì, buon pomeriggio, grazie.
Grazie a tutti, oltre volevo ringraziare perché è stato, i vari commenti sono stati molto interessanti. Ovviamente per in termini di sicurezza potremmo parlare molto più a lungo, ma io volevo solo semplicemente condividere un mio pensiero in poche parole sulla sicurezza. Ma in 20 anni di esperienza, quello che personalmente ho trovato più difficile in termini di sicurezza è stato trasmettere l'importanza della sicurezza senza aver vissuto esperienze negative. Io l'ho imparato di persona, solo quando si verificano certi avvenimenti si capisce l'importanza della sicurezza. E secondo me la nostra bravura in termini di manager è quando si riesce a trasmettere questo messaggio prima che si verifichino certi fatti. E personalmente io sono anche preoccupato quando per lunghi periodi non mi vengono riportati casi di near miss o anche piccoli incidenti, perché nell'attività quotidiana reale i rischi ci sono e la cosa fondamentale è che vengono riportati in tempo per poter essere evitati rischi maggiori. Così come con i clienti, quando non riceviamo reclami per lunghi periodi inizia ad avere dei problemi, dei pensieri, dico o spendiamo troppo, prendiamo delle precauzioni eccessive per il cliente o c'è qualcosa che non funziona nella comunicazione con il cliente. Quindi anche internamente per l'aspetto di sicurezza tendo a ragionare nello stesso modo. Questo era quello che volevo condividere. Grazie dottor Cianciosi, è chiaro che il suo intervento e quello dei colleghi di prima insomma fanno riflettere su alcune problematiche che credo sicuramente possano dar seguito, no, a un ulteriore webinar, no? Tipo sicurezza sul lavoro 4.0 che magari replicheremo a settembre. Grazie veramente per aver condiviso il suo pensiero con tutti quanti noi. Io vedo il presidente Musneci che ha preso qualche appunto, credo, per i closing remarks. Se non ci sono ulteriori domande, io passerei passerei a te la parola, Roberto, ma prima vorrei ringraziare ancora una volta i relatori di oggi, quindi il dottor Marco Pannunzio di Total, il dottor Giancarlo Esposito di Prismian e l'avvocato Pasquale Silvestro dello studio Tunchen Partners. Ringrazio ancora una volta gli sponsor Total, Prismian, CorpMed e lo studio legale Tonucci and Partners. Io a questo punto darei la parola al nostro presidente per i closing remarks. Grazie, prego Roberto. Blocco solo un attimo Roberto, scusa, giusto per fare una conclusione, perché ho trovato sempre importante questo con i miei collaboratori quando gli spiego di cultura e sicurezza. Cioè, per concludere, ricordatevi che avere la cultura della sicurezza significa di agire correttamente nel rispetto delle regole anche quando non sei controllato, non sei visto. Spiegatelo questo, è praticamente semplice. Nel momento in cui nessuno mi vede agisco correttamente, allora vuol dire che siete a buon livello. Era solo questo piccolo commento, grazie. No, ed è un ottimo commento che mi sono notato, perché ha ragione Pasquale, Giovanni, io le mie notarelle le faccio sempre, e per un semplice motivo, perché insomma mi rimane qualche cosa da questi webinar che sta organizzando la Camera, ma anche ovviamente, per essere onesti, in altre occasioni, c'è sempre qualche cosa che mi porto dietro. In effetti è stato veramente un bel webinar, per la partecipazione, per la qualità e chiarezza degli interventi, insomma un po' per tutto quanto, anche per le domande, perché all'interno delle domande ce n'è stata una ad esempio che apre tutto un altro capitolo, cioè trasferire la cultura della sicurezza nelle scuole. Ci facciamo un altro webinar su una cosa di questo genere, magari ci portiamo un ministro dell'educazione, insomma la testa comincia a girare su tante cose quando si affrontano questi temi, come gestire gli appalti, aree più complesse di esperienze più complesse, dove andarsi a concentrare, dove sforzare,
come valorizzare i near miss, come diceva, lo diceva adesso Federico, ma lo diceva anche all'inizio, lo diceva all'inizio tu, insomma, come rendere sexy il concetto di sicurezza del lavoro in funzione preventiva. Quindi io veramente ringrazio prima di tutto voi, Marco, Giancarlo, Pasquale e tutti quelli che hanno partecipato anche con le loro domande, che sono state fatte bene, puntuali. Ringrazio ovviamente gli sponsor e da ultima ringrazio la nostra traduttrice, perché mi rendo conto che parlando veloce e di tanto in tanto usando anche qualche termine così un po' tecnico o non assolutamente non semplicemente così standard, può essere complicato. Quindi grazie ancora alla traduttrice, grazie a Giovanni che è un po' l'anima e il motore di tutti questi webinar camerali. Grazie Roberto, penso ci sia il dottor Cianciosi che ha richiesto la parola, giusto? Prego. No, scusi, era... È rimasto prima, ok, perfetto. Ho visto la manina alzata e mi ha tratto in inganno. Benissimo. Bene. Allora ci sentiamo presto. Grazie. Qua vediamo cosa fare dopo. Ci vediamo prossimamente, spero in presenza, e ci stiamo lavorando. Vi preannuncio che nelle prossime settimane vi arriveranno un po' di mail con qualche evento in presenza a Bucarest, un po' in giro per la Romania. Grazie e a presto. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, a presto.